qui a Teramo quest'anno. La notte di ricercatore è stata organizzata congiuntamente dal laboratorio Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall'Osservatorio Astronomico di Teramo, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e questa iniziativa si svolge qui al Parco della Scienza, dove abbiamo due realtà permanenti. Uno è il Museo di Fisica di Astrofisica, gestito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui io sono il direttore, e un'altra realtà è il Museo Storico dell'Osservatorio di Teramo, che è stato trasferito qui dopo gli eventi legati al terremoto del 2009. Questa è la notte dei ricercatori, quindi abbiamo portato qui alcuni oggetti che possano spiegare al pubblico qual è l'attività di ricerca che si fa dentro l'osservatorio di Colurania a Terra. Ovviamente, visto che è un giorno di festa, abbiamo cercato di rendere tutto questo in maniera un po' ludica. Per esempio abbiamo uno specchio, che chiamiamo così, immersivo, cioè le persone entrano, si avvicinano a questo specchio e hanno l'impressione di trovarsi al centro di un viaggio nella nostra galassia, addirittura nel nostro universo. Abbiamo uno specchio emersivo, cioè le persone osservano questa visione tridimensionale, hanno l'impressione di poter toccare con mano un pianeta, di poter toccare con mano Marte, la Luna e così via. Ovviamente non è questa l'attività dell'osservatorio, però dà l'impressione delle cose alle quali noi ci avviciniamo ogni giorno. Che cosa ti è piaciuto qui al Museo di Teramo? Mi è piaciuto il sistema solare, la spiegazione che hanno fatto nella sala conferenze e poi devo ancora vedere tutto. Senti, c'è anche modo di divertirsi per i bambini qui? Sì. È pieno di gente, soprattutto bambini, ma anche adulti e tutta gente estremamente interessata. Ci sono diverse iniziative che si svolgono in contemporanea, quindi la gente si muove da una parte all'altra. Ovviamente ci sono le visite al museo, ci sono delle postazioni interattive di professori, di fisici e astronomi che spiegano, fanno mettere le mani su cosa succede in piccoli esperimenti, e ci sono delle importanti conferenze che stanno andando avanti. Per esempio c'è stata una conferenza estremamente interessante sulla geologia dell'Abruzzo, adesso c'è un'altra conferenza altrettanto, non posso dire se una è più interessante dell'altra perché sono tutte estremamente interessanti e con oratori veramente bravi. Questa è sull'astronomia, sulla cosmologia, su cos'è l'universo. Fra breve ci sarà uno spettacolo teatrale dedicato a Galileo Galilei. La cosa interessante per me come amante della musica è che le musiche dello spettacolo saranno musiche composte dal padre di Galileo Galilei, che era un valente compositore teorico della musica. Thank you.
La nostra attività di ricerca ovviamente è di tipo scientifico, utilizziamo i mezzi più moderni messi a disposizione della tecnologia, i più grandi telescopi al mondo, i satelliti e ovviamente riducendo i dati che arrivano riusciamo a tirar fuori una visione logica e coerente dell'universo che andiamo a studiare. Allora, questo è uno splendido strumento che è stato progettato ai laboratori del Gran Sasso, in particolar modo al laboratorio di elettronica, che ci consente di vedere i raggi cosmici che arrivano sulla superficie terrestre. Come ben sappiamo, i raggi cosmici si originano nell'alta atmosfera, delle interazioni di protoni cosmici con le molecole dell'alta atmosfera, vengono prodotte un sacco di particelle secondarie da queste interazioni, le più penetranti riescono ad arrivare a terra, vuol dire sciamano verso terra, queste particelle sono i muoni che ci investono continuamente con un flusso di circa 1 milione al metro quadro per ora. E questo strumento consente proprio di tracciare con dei rivelatori di particelle il passaggio di questi muoni che stanno arrivando qui adesso, e ne vediamo sia la direzione in due dimensioni con l'accensione di lampadine che corrispondono al punto in cui è passata la particella. Sostanzialmente uno strumento didattico ma realizzato in maniera professionale come un vero rivelatore di particelle del Gran Sasso.